Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento con Scienza e Medicina. È venerdì sera, siamo in diretta, sono le 20.25. Siamo qui a vostra disposizione per affrontare delle tematiche che hanno a che fare con la divulgazione medico-scientifica. Vi dico subito, il nostro numero di telefono se volete entrare con, in contatto con noi è 031 33 00655. Questa sera parleremo di medicina riabilitativa, una tematica penso anche questa molto vasta e che può interessare moltissime persone sul nostro territorio. Come sempre cercheremo di dare una prospettiva utile, eh, capire che cosa è possibile fare e per entrare appieno nell'argomento abbiamo qui con noi il nostro esperto, il dottor Mario Guidotti. Buonasera. Buonasera Polimbo, buonasera a tutti e ben ritrovati. Il direttore del Dipartimento Area Medica dell'ospedale Valduce, questa sera si conclude il nostro ciclo dedicato agli incontri più strettamente medici. Abbiamo un altro appuntamento con scienza e medicina che sarà quello conclusivo della nostra serie, però con argomenti più chirurgici. Eh, questa sera quindi ci ha portato un esperto come tutte le altre sere per entrare proprio nel vivo, per capire quali sono anche le innovazioni tecniche scientifiche sicuramente ci sono stati grandi cambiamenti. Presento il nostro ospite il dottor Franco Moltini, benvenuto. Buonasera. Un ospite anche prestigioso, diciamolo, è il direttore della medicina riabilitativa eh, di Villa Beretta che si trova a Costa Masnaga in provincia di Lecco, sicuramente sapete eh, di che cosa si tratta. Benvenuto, lascio la parola al dottor eh, Guidotti per spiegarci un pochino perché Abbiamo scelto di parlare di medicina riabilitativa. Certo. Grazie. Vi avevo promesso dalla prima puntata che avremmo parlato delle punte di eccellenza di medicina, dei settori di medicina che hanno avuto più innovazione negli ultimi 10, 15, 20 mm -hmm. anni e che avrei portato gli esperti del territorio, mm -hmm. cioè i medici che trovate nei nostri ospedali, nei nostri ambulatori e quelli cui fate riferimento per i vostri guai, ahimè, per i nostri guai. Molto importante. Finora ha tenuto benissimo fede a questa promessa. Concludo diciamo, la mia sequenza di puntate con un amico, il dottor Franco Molteni, col quale parleremo di neuroriabilitazione. La neuroriabilitazione è uno dei settori della medicina che ha visto più innovazione, che è più, più trasformazione negli ultimi vent'anni che io ho vissuto per la mia carriera, eh, per il mio tipo di lavoro. Proprio spalla a spalla. Ho lavorato questi anni con Franco Molteni e con lui abbiamo condiviso i successi della neuroriabilitazione che ha cambiato clamorosamente il modo di vedere i danni neurologici che un tempo erano danni apparentemente irreversibili e che adesso invece grazie alla neuroriabilitazione di cui ci parlerà Franco. Vedremo come è possibile riabilitare non soltanto fisicamente, ma anche socialmente le persone. Quindi lascio la parola a Franco dicendoci quindi com'è cambiata la riabilitazione, in particolare la neuro-riabilitazione in questi ultimi vent'anni. Sono cambiate cose fondamentali che vanno da come i pazienti che arrivano in, alla medicina riabilitativa sono stati curati in fase acuta. Questo è stato un elemento di cambiamento profondo perché. Una cura molto tempestiva, parliamo dell'ictus, ma anche cure per gravi traumi cerebrali piuttosto che traumi midollari, cambiano radicalmente le potenzialità di recupero di una persona. Oltre ad essere la, la persona che si rivolge a noi, una persona con maggiori possibilità, Certamente l'interazione di riabilitazione e farmaci, riabilitazione e tecnologia ha dato degli spazi di recupero che prima erano totalmente impensabili. Posso chiedere già per quale motivo è cambiato eh, il modo in cui le persone arrivano? Nel senso perché è tempestivo l'intervento perché si scopre prima cosa è successo, se è un caso di trauma? Non è così, immagino. Beh, sono molto migliorate tutte le tecniche di rianimazione, sono migliorate le tecniche chirurgiche, la tempestività dell'intervento nello stroke, ah, giusto, la trombolisia. Certo cambiato eh, il danno che avviene e quindi c'è un danno che è maggiormente aggredibile successivamente con una logica di recupero, sono cambiati gli strumenti che la riabilitazione ha a disposizione e questo ha ulteriormente accentuato l'idea scientifica che il cervello è molto più plastico di quello che noi pensiamo. E quindi ci sono più possibilità di recupero. Ci viene sempre detto appunto che il cervello a un certo punto non, non cambia più, è uno dei pochi organi che non si rigenera. Ecco, ribadiamo questa notizia, cioè apparentemente anche se ci sono delle eh, idee nuove, delle revisioni riguardo a questo, però come assioma è facile pensare che il mm -hmm. cervello è fatto di cellule, diciamo che non rigenerano, cioè uh -huh. abbiamo una dotazione alla nascita e possiamo soltanto perderle. Però perderle non è in sé un danno, perché quello che conta del cervello sono le connessioni che le cellule fanno fra di loro, quindi una funzione data da una serie di connessioni molto complesse molto complicate, ma in realtà non è detto che meno cellule abbiamo, meno funziona il cervello. Conta come le cellule la lavorano fra di loro. Però un danno cerebrale è, è chiaro che determina un danno irreversibile, cioè le cellule non rigenerano. Quello che fa il riabilitatore, e Franco ce lo spiegherà anche con una serie di eh, fotografie e di filmati stasera, è come è possibile far lavorare le cellule residue, perché è bene ricordare che noi normalmente usiamo soltanto il 60% del cervello. Mm, questo è vero, quindi, quindi non è una, una riserva, Abbiamo una riserva che mm. il riabilitatore riesce a riattivare quando mm. ce n'è bisogno. Questo è veramente molto molto interessante e quali sono eh, quindi le malattie che è possibile riabilitare, un po' ce le ha già elencate. Ci sono ovviamente fatti acuti che modificano in un momento la situazione funzionale del cervello, la situazione funzionale del midollo spinale. Sono soprattutto eventi vascolari o eventi traumatici. C'è poi tutta l'ampia area delle malattie neurodegenerative la, il Parkinson, il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla, ci sono le malattie genetiche neuromuscolari rispetto a cui purtroppo c'è meno spazio di ricostruzione ma c'è uno spazio di riadattamento della vita della persona e di mantenimento di condizioni che comunque garantiscono una buona qualità di vita. Il tutto comunque ha dietro più connessioni, più densità di connessioni fra le parti del cervello che restano a disposizione e cercare di indirizzare queste strade di comunicazione fra le varie parti del cervello nel modo più appropriato. Questo è veramente affascinante perché mi fa pensare quindi non è soltanto la dotazione appunto che noi abbiamo mh, a livello del cervello, ma è come lo usiamo in qualche modo che determina anche la qualità, la, la nostra salute. Sicuramente. Dire. Hai già accennato ai tipi di malattie. Parliamo ai malati. Quali sono i malati? Quindi a tutte le età possono essere in qualche modo destinabili a riabilitazione in caso delle malattie di cui tu hai elencato? O malati senza comorbidità? Ma, cioè tutti i malati possono avere un destino riabilitativo? Il destino riabilitativo è chiaramente influenzato anche dalle condizioni globali di salute della persona. Certo. Quindi molte comorbidità un diabete scompensato, malattie cardiovascolari importanti, per esempio, sono elementi che possono ridurre gli spazi riabilitativi. Ma adattando l'intervento alle condizioni della persona, è possibile generare dei programmi di riabilitazione che abbiano delle complessità e delle intensità che possono essere ritagliate sulle necessità e sulle possibilità della persona. Quindi ampliare un pochino lo spettro dei pazienti che possono essere Certamente. riabilitati. Certamente, e uh, un altro tipo di problematica che deve essere contestualmente affrontato non è strettamente fisico ma anche quello cognitivo mm. e ci sono possibilità di contenere, riadattare, lavorare per migliorare la memoria, l'attenzione, la parola, quindi il modo di relazionarsi col mondo non solo con le gambe, le braccia, le mani, ma proprio con l'intenzione, la volontà e l'emozione. Tu hai parlato di malati di varie età che possono essere riabilitati mm. con varie patologie. Dove possono essere riabilitati? Perché non tutti possono stare settimane o mesi in ambiente riabilitativo, non tutti possono accedere alla tecnologia, non tutti, penso per esempio ai bambini, possono essere isolati o messi in un ambiente riabilitativo. Questo è uno dei eh, temi e dei problemi più importanti che si stanno affrontando. Da un lato perché ci si è resi... Conto che ovviamente l'ambiente che sta intorno alla persona è estremamente importante proprio per cercare di stimolare ed indirizzare nel modo più adeguato le condizioni anche emotive e motivazionali Ci di deve chi deve. Comunque una grande partecipazione da parte della persona. Quindi, il, I centri di riabilitazione e devo dire in particolare il centro dove ho... Davvero l'onore di poter lavorare a una struttura che è veramente di ottimo livello e cerca di ridurre quell'impatto negativo dell'ospedale di per sé e, e di dare il meglio dal punto di vista ambientale. Perché l'ambiente conta, conta, i colori contano, le luci contano, tanto quanto conta lo specifico riabilitativo che viene messo in campo. I tempi, i tempi devono essere contenuti. Contenuti proprio per evitare un adattamento al ribasso a condizioni di vita che non sono quelle sociali e garantiti però anche nella loro continuità. E qui entrano in gioco di nuovo le tecnologie e la necessità di poter seguire anche a casa le persone, mm. telemedicina, teleriabilitazione devono poter svolgere un ruolo fondamentale per garantire questa continuità di cura, che è non solo organizzativa, ma biologica. Per recuperare ci vuole anche tempo e mm -hmm. questo tempo non può essere solo il tempo dell'ospedale. Ci vuole anche probabilmente la partecipazione di altre persone oltre al paziente, magari la famiglia può dare una mano che è molto importante. La famiglia è fondamentale, cerchiamo sempre di più di coinvolgere anche la famiglia senza sovraccaricarla di compiti certo. impropri, però coinvolgerla in modo attivo sia quando il paziente è ricoverato moltissimo quando il paziente torna a casa per esempio sembra banale ma le tecnologie indossabili il contapassi che mm -hmm. tutti noi sì. usiamo magari per dimagrire però per può essere dimagrire. utilizzato eh, ho visto che è un ottimo pacificatore familiare <ride> perché per esempio quando noi richiediamo al paziente di muoversi sì. e diamo con un contapassi che può essere quello del cellulare piuttosto un compito e diciamo guardi lei deve cercare di fare almeno 1500 passi al giorno. Se lei insieme a sua moglie, sua figlia o, o, o viceversa, a seconda della, della persona coinvolta, riesce a raggiungere questo obiettivo, vuol dire che ha fatto esattamente quello che le era richiesto. A quel punto sono tutti d'accordo, almeno su... Quel numero da raggiungere non ci sono le liti, muovi di, di più, cammini, poi... Certo, poco, perché bisogna anche troppo, quantificare. Certo. Si riesce a tenere... E peraltro stato immagino conto. che sia molto eh, difficile, tra virgolette, per una famiglia capire che cosa fare, probabilmente ci ah, sono sì. anche opinioni contrastanti, quindi da qui l'importanza anche di avere un contatto, un referente medico che certo. in una fase iniziale dia tutte le istruzioni necessarie per poi proseguire con, con questo piano, però deve, bisogna essere indirizzati, magari a volte si fanno delle cose... Col, con l'idea di fare del bene, mentre forse si potrebbe fare il contrario. Questo è molto interessante e parlavamo però di quelle cose che possono essere svolte probabilmente solo presso strutture perché si tratta ehm, di interventi che richiedono l'utilizzo di una tecnologia specifica. So che ci sono stati dei passi avanti veramente molto molto grandi negli ultimi anni, dicevamo quanto hanno, quanto impatto hanno avuto sulla vita delle persone da riabilitare. Quali sono magari le, le innovazioni tecnologiche di cui possiamo parlare, che, che possiamo capire ovviamente come pubblico non esperto? Ci sono due grossi settori che possono essere individuati. Ambito robotica, quindi uh -huh. i robot, però senza spaventarsi, robot indossabili. Mm. Quindi sono tecnologie che diventano parte integrante della persona. Mm. Sento proprio che... come un vestito che ti permette di fare dei movimenti che altrimenti non potresti fare. Sento che qui stiamo aprendo un argomento che è veramente molto vasto. La devo fermare, è interessantissimo e credo che lo pensiate anche a voi da casa. Dobbiamo fermarci per qualche minuto di pubblicità, ma saremo di nuovo con voi fra pochissimo. Eccoci di nuovo qui a Scienze Medicina. Stiamo parlando di medicina riabilitativa e abbiamo aperto un argomento veramente molto interessante. Parliamo della tecnologia che negli ultimi anni ci ha permesso e ha permesso ai pazienti e alle famiglie dei pazienti colpiti, magari da traumi oppure anche da malattie che hanno compromesso alcune delle loro capacità neurologiche, in questo caso in particolare, di essere riabilitate e quindi di riacquisire parte della loro quotidianità, della vita normale. Abbiamo con noi in studio il dottor Mario Guidotti, a cui diamo il bentornato il nostro ospite fisso, e il dottor Franco Molteni che è l'esperto che questa sera ci sta guidando alla scoperta di questo universo. Per certi aspetti veramente eh, incredibile, nel senso proprio futuristico. Parlavamo di robotica quando ci siamo salutati prima della pubblicità. I robot eh, hanno come primo impatto spesso Così, qualcosa di artificiale, di inanimato, di oppressivo. In realtà in medicina riabilitativa stanno diventando veramente degli alleati certo. importantissimi. E se fosse possibile vedere la. Certo, la prima abbiamo di, delle immagini che ci ha portato in life, maniera da capire. Ecco, questo visto come fotografia dà l'impressione di qualcosa che non si capisce bene come può essere utilizzato da una persona, ma se guardate la, la successiva. È subito evidente che questo ragazzo Carmine, che è un nostro carissimo amico che ha avuto una lesione midollare completa ah. con una paralisi degli arti inferiori completa, Uh, ha imparato ad utilizzarlo, lo usa nella sua vita di tutti i giorni, ha adattato l'automobile per poter salire in macchina con questo robot wow. e potersi muovere. Chiaramente non vuole essere la sostituzione della carrozzina, ma wow. permette a persone con una paralisi completa delle gambe di muoversi in ambiente eh, sociale. Non dimentichiamo che stiamo parlando di malati in carrozzina che tornano a mettersi in piedi come Lazzaro, cioè alzati e cammina, cioè Cose assolutamente impensate fino a sì. qualche anno fa, gente apparentemente destinata a stare in carrozzina. Ho letto per tutta la vita che ritornano a vedere in piedi la realtà e la vita, cose che per noi hanno fatto gridare al miracolo. Sì, che abbiamo, eh, Manuela Migliaccio, un'altra nostra carissima amica, ha utilizzato uno di questi robot e ha fatto due record del mondo di 11 km consecutivi con un robot. Alecco e di 15 km a Rimini l'anno scorso, quindi ha fatto cose molto importanti come limite anche di prestazione eh, sportiva. Diciamo, e qui ci da sono sempre poi personaggi vista. che si prestano a sperimentare queste tecnologie quando sono ancora appunto futuristiche e innovative, però poi i risultati arrivano nel concreto. A tutti noi, per questo immagino che sia anche così importante. Se possiamo vedere di nuovo il, il, il secondo visto, robot, sì. è altrettanto interessante perché il primo è un robot che è nato in Israele, questo invece è un robot americano. inizialmente nato dall'industria bellica, che ha uno scopo strettamente riabilitativo uh -huh. e può essere utilizzato anche da persone che hanno avuto un ictus cerebrale in fase strettamente riabilitativa per migliorare il recupero della coordinazione del movimento. Possiamo vedere il video successivo che eh, fa vedere come una persona dopo un ictus seguito in modo tradizionale ha ah, una possibilità di recupero che è legata all'interazione diretta con il fisioterapista. Questo è quello tradizionale. Questo è tradizionalmente okay. seguito direttamente dal fisioterapista. Certo, è quello Ora, che meno male siamo abituati a vedere. Quindi. Noi vogliamo che persone di quest con queste condizioni possano trovare equilibrio, coordinazione, ritmicità del movimento, alternanza con una sequenza logica dei muscoli, dei dalla parte superiore e inferiore della Posso gamba. Posso chiedere rispetto a quello che diceva prima il dottor Guidotti perché questo tipo di attività ricostruisce delle connessioni. Rigenera connessioni. Ok. Rigenera connessioni. Se passiamo al video successivo è assolutamente evidente che stiamo discutendo dello stesso paziente, nello stesso giorno. Alla stessa persona. E la stessa persona nello stesso giorno, per far vedere come un approccio tecnologico offre alla persona delle caratteristiche di movimento per un recupero che viene davvero indirizzato plasticamente. Non solo. La biologia ci sta dicendo che l'intensità del movimento è in grado di far produrre fattori di crescita nervosa, di... Fattori che facilitano le riconnessioni, cioè più ti muovi più ti muoverai. Ok, questo mi sembra un ottimo slogan, è vero anche che però muoversi molto in certe condizioni è così faticoso e ha bisogno di assistenza, si sa cosa si deve fare ma è molto complicato farlo, invece una, una, una macchina, un robot di questo tipo guida. Mi sembra molto importante notare che c'è comunque il fisioterapista, cioè resta comunque sì, sì, sì. una persona o più persone che curano delle persone, cioè sì. la robotica non ha escluso le persone, ha cambiato diciamo, la dimensione e anche la professionalità delle persone, ma restano persone che curano persone, non soltanto i medici e i riabilitatori, ma anche i fisioterapisti. Certo, questo lo dicevo anche prima in, in connessione al fatto che comunque anche eh, l'ambiente è molto importante, anche la motivazione che viene data, quindi immagino che il personale medico sia fondamentale nel e dare la sicurezza. E quindi la formazione di queste persone è cambiata questo, clamorosamente. Questo hai toccato un argomento estremamente importante. Il primo è che non c'è nessuna contrapposizione fra, fra la macchina e l'uomo. Certo. È un'estensione delle capacità della persona che si sta curando, ma è una estensione anche delle persone che vogliono curare. Quindi la professionalità del terapista, del fisioterapista, addirittura aumenta, aumenta la responsabilità anche dei medici che si occupano di riabilitazione perché. Un esercizio guidato in questo modo diventa sempre più vicino a un farmaco, quindi il dosaggio, la modalità di somministrazione, il settaggio dei parametri ottimali diventa frutto di un lavoro d'equipe che coinvolge per esempio da noi a Villa Beretta anche bioingegneri perché devono essere ottimizzate le possibilità che offre il robot per far sì che il terapista abbia a disposizione i migliori parametri possibili di rieducazione e possa essere anche controllato come evolve il tutto. Quindi è estremamente importante non immaginare qualcosa che viene fatto dalle macchine senza che l'uomo metta davvero del suo per riuscire a riabilitare una persona. Mi sembra importante anche il messaggio dell'età della persona, mentre il Carmine, che abbiamo visto prima, certo. il sì. ragazzo paraplegico, è giovane, per cui dà l'idea che i giovani si possono cimentare con una tecnologia anche che richiede una certa eh, dimestichezza, essere un po' smart con certo. di quello, ciò che è informatico, anche chi è meno giovane può comunque accedere alla tecnologia. Quindi riguardo alla domanda che ti facevo prima, non solo quali malattie, ma quali malati possono accedere, il messaggio è che molti, quasi tutti i malati possono accedere. È paradossale, ma le persone anziane sono le più attente a queste proposte tecnologiche, non solo nell'ambito della robotica, ma abbiamo in corso anche esperienze estremamente interessanti di utilizzo di realtà virtuale. Realtà virtuale vuol dire far immergere una persona, ad esempio, con un visore sì. in una realtà che viene condizionata dai movimenti che sta facendo e che vengono richieste alla persona. Ah, ok. Quindi siamo magari abituati a pensarla nell'ambito dei giochi oppure della esatto. televisione. Chiamano, in, in riabilitazione si chiamano serious game: cioè okay. è un gioco, <ride> un gioco serio, serio fatto sul serio. Bene, le persone anziane sono le persone che con maggior motivazione seguono attività svolte con queste tecnologie, non solo in ospedale, ma abbiamo dei programmi anche domiciliari, anche a casa. Incredibile, perché di nuovo la motivazione è, penso, una parte fondamentale del processo di guarigione in questo caso. La motivazione alta è la stimolazione sensitiva che ne deriva, perché quando noi vediamo una persona Ehi. camminare con un robot non è solo il fare un movimento, Ehi. ma è la percezione che deriva anche a livello eh, visivo. A livello degli organi vestibolari, quindi è un complesso di stimolazioni che inducono percezioni di movimento altrimenti impossibili per la persona. Quindi non si subisce Colori, passivamente questa suoni. cosa. In qualche modo sì, la si co-crea in quel momento quando sta succedendo. Abbiamo visto insomma, quindi robotica, sì. tante persone, persone preparate e ambienti adatti a questo. Quindi ci sono argomenti di politica sanitaria molto importanti. La politica sanitaria è sensibile a questo argomento riabilitativo o è molto più concentrata sulla fase acuta? Cioè, tanto per farla chiara, i fondi, i soldi vengono destinati alla terapia acuta degli ospedali o c'è spazio, investimento sulla riabilitazione, non soltanto in Lombardia dove viviamo una realtà particolarmente virtuosa, ma mi chiedo anche nel resto d'Italia. Diciamo che certamente non è un settore penalizzato in questo momento, il settore della riabilitazione sapendo benissimo come c'è in atto una profonda riorganizzazione dei servizi, quindi anche nell'area della medicina per le problematiche acute c'è in atto una riorganizzazione, è in atto anche in riabilitazione. Però in questo momento, al di là della situazione, devo dire davvero fortunata della Lombardia, abbiamo degli standard di eh, possibilità di cura che possono essere equiparati alle condizioni migliori dei paesi più avanzati. Spesso e volentieri vedo delle possibilità che non sono presenti mediamente, estese a ampie fasce della popolazione negli Stati Uniti, in Germania. In Inghilterra non parliamo assolutamente di livelli qualitativi come quelli che possiamo trovare qui in Italia. La Lombardia in particolare, certamente c'è una riorganizzazione, certamente c'è anche una responsabilità di utilizzare bene i fondi che vengono messi a disposizione, perché vanno indirizzati in modo adeguato, dobbiamo cambiare, bisogna probabilmente non solo avere un atteggiamento evolutivo, ma una, bisogna un po' rivoluzionare la modalità di effettuare i processi di riabilitazione, molta tecnologia in ospedale, ridurre i tempi in ospedale, molta più continuità di cura sul territorio e a domicilio ancora attraverso telecomunicazioni e tecnologie, capacità di supportare problematiche che perdurano nel tempo, il problema della cronicità, visto precedentemente come qualcosa di stabile che non riesci più a modificare. Okay. Il fatto che ci sia qualcosa che persiste nel tempo, in questo momento deve essere visto come qualcosa che permette anche di modificare in meglio le condizioni mm. di una persona e non solo in peggio. Tecnologia non vuol dire soltanto robotica, vuol dire anche telemedicina, che è una specie di parolina magica sì. che sta cambiando veramente molto il destino di molti malati cronici che hanno la possibilità di riabilitarsi al proprio domicilio, cosa desiderata quasi da tutti i malati, cioè, anche perché il domicilio offre degli stimoli molto più avanzati, certo. cioè il mio bagno, la mia cucina, il mio ufficio, la, il, il mio, la mia televisione, sì, sì. il mio ambiente, io voglio muovermi nel mio ambiente. È un ritorno le, alla normalità le, in, in questo modo che stimola? ci puoi dire come la telemedicina sta dando grande possibilità di riabilitarsi al domicilio e tramite visione diretta o indiretta dei medici e tramite tecnologia fornita al domicilio. Innanzitutto tecnologie domiciliabili, perché mm. robot delle dimensioni che abbiamo visto prima, alcuni di questi robot possono essere usati anche a domicilio, ma questo può essere il caso Limite, non è in questo momento assolutamente lo standard. Però c'è la possibilità di un, di un utilizzo domiciliare anche di robot di queste dimensioni. La realtà virtuale, i visori, quello che siamo abituati a vedere per i giochi, usati in modo appropriato, con dei percorsi che tengono presente le capacità della persona e quindi le modalità di interazione della persona possono essere utilizzati soltanto il televisore. Noi abbiamo un programma. Eh, con la RAI, con le teche della RAI, per effettuare a domicilio esercizi che coinvolgono emotivamente la persona, perché scegliamo questi filmati sulla base della biografia e degli interessi della persona. Personalizzare. Quindi, Quindi c'è una personalizzazione. E poi le telecomunicazioni. Certamente la banda larga facilita tantissime attività, sicuramente faciliterà moltissimo questa possibilità di telecomunicazione il contatto diretto con la persona a domicilio direttamente dal centro di riabilitazione non per segregare una persona ma per no. continuare a mantenere un concetto di legame di continuità e di rapporto relazionale Anche. Perché penso che la, la crescita dell'impatto dell tecnologico è evidente. La prossima frontiera, come diceva giustamente il dottor Guidotti, è renderla accessibile anche a casa. Questo abbasserà i certo. costi e allo stesso tempo permetterà un accesso più ampio, immagino. Certo. Non dimenticando che uno degli elementi che sta modificando la medicina riabilitativa è la quantità di persone mm -mm. che per l'invecchiamento della popolazione, il miglioramento delle cure acute ha necessità di riabilitazione. Immaginate che dopo per problemi da ictus cerebrale ci sono delle disabilità che in termini di quantità di persone coinvolte parla, si parla di decine di migliaia di persone per anno in Italia. Per anno. Per anno. Quindi si crea comunque un uno strato di, di, di malati che devono essere seguiti continuamente, non soltanto in episodi acuti. L'effetto della cronicità, appunto, e sì. l'effetto dell'invecchiamento, insomma. Certo. Ecco. Però è una cosa di cui dobbiamo tener conto assolutamente da certo. tutti i punti di vista. Oltre alla riabilitazione motoria, è possibile altro tipo di riabilitazione al domicilio, per esempio quella di tipo cognitivo? Anzi, in particolare la riabilitazione mm. cognitiva può sfruttare molto bene le facilitazioni che il domicilio mette a disposizione. Ci sono già esperienze che dimostrano che la teleriabilitazione per i problemi di afasia, quando vengono colpite delle parti del cervello deputate a controllare come noi parliamo, okay. ci sono degli esercizi specifici per cercare di riattivare una situazione molto complessa di lungo periodo. È possibile fare teleriabilitazione anche per l'afasia chiedendo al paziente di impegnarsi con altrettanta intensità e motivazione come in ospedale come a in ospedale. casa e questo è estremamente importante. Così sì. come stiamo cercando di portare in ospedale delle cose del domicilio, per cui abbiamo iniziato recentemente a Villa Beretta un programma di ortoterapia, cioè abbiamo una ah. scuola di eh, periti agrari che viene settimanalmente a fare lezione teorica e pratica e ha cominciato in queste settimane a coltivare delle piccole piante insieme agli ammalati che quindi è imparano, un esercizio proprio di papodini così come la musica anche La musica può caso. dare lo stimolo sonoro. A quindi, tecnologie e umanizzazione sono strettamente colorate Io penso che potremmo parlarne veramente ancora per tanto tempo. Vi ri innanzitutto, ringrazio di nuovo il dottor Franco Molteni perché è stato molto, molto chiaro e appunto anche un ospite estremamente piacevole con cui dialogare. Vi ricordo che se avete perso qualcuna delle informazioni di questa puntata oppure anche delle puntate precedenti, potete trovare tutto quanto, oltre che durante la nostra diretta, anche in streaming sul, sito YouTube, sul canale YouTube di Espansione TV. Oppure, appunto, eh, sul sito proprio della nostra televisione. Siamo giunti all'ultimo appuntamento, quindi sono costretta molto a malincuore a salutare il dottor Guidotti. La ringrazio tantissimo per questo possibilità. Grazie a voi. Il messaggio di stasera sì. è che di fronte a un evento neurologico, anche grave, non è un evento per sempre, non è un danno per sempre, perché abbiamo visto che dal punto di vista riabilitativo possiamo ancora sperare in una vita qualitativamente migliore. Direi che non possiamo chiudere in un modo migliore. Grazie ancora, grazie a voi per essere grazie. stati in nostra compagnia e buona serata.